meditato, ieri l'ho visto già molto meglio, quindi oggi mi sembra che le risposte sono già un po' perché non sono ancora arrivati, però credo che sia a posto. Antonio vedremo oggi, che devo valutare un po' oggi, quindi oggi farà il test e poi ci dirà se effettivamente può essere della gara o no. Andiamo sulla partita. Il Napoli è una squadra che gioca in attacco, porta tanti uomini nell'area di rigore, alza il Parma quando l'avversario alza il ritmo, un po' fatica. Mi ricordo la partita con la Roma, quando la Roma attaccava il Parma faceva un po' fatica a contenere anche. Abbiamo incontrato anche l'andata il Napoli, mi sembra che abbiamo sofferto più di tanto. Poi non è questione di alzare, è questione di essere sempre messi bene dal punto di vista proprio tattico, e quindi quando le fasi si capovolgono è chiaro che bisogna essere accomodati nella maniera giusta. Questo è, poi dopo è chiaro che ci sono squadre che hanno capacità di tenere ritmi più elevati, ma dipende sempre poi dalla compattezza della squadra. Se la squadra è sempre compatta, sempre corta, allora gli spazi si riducono, diventa più facile da gestire anche i ritmi più elevati. I ritmi elevati, se li intendiamo come la possibilità di avere spazi, quindi di lanciare palla in profondità negli spazi che noi gli concediamo, allora diventa un allenamento diverso. Non è tanto un discorso di ritmi alti, è un discorso di essere sempre messi dal punto di vista tattico in campo nella maniera giusta, che è quello che ti evita eventuali ripartenze, perché noi magari costruivamo, partivamo, poi dopo invece non eravamo bravi ad accorciare con i centrocampisti e con i difensori, e questo creava grandi corridoi che concedeva la possibilità ai giocatori di entrare nello spazio, come alla Roma, di approfittare. Faccio la mia ultima domanda. Con la mano squalificata, restando in porta di lui, potrebbe essere questa un'occasione per Cerri? Abbiamo Cerri e quindi abbiamo altre cartucce da poterci giocare, e dipende sempre da quello che loro mi propongono, da come li vedo durante la settimana, come si allenano, come intuiscono anche la possibilità di poter avere più spazio, seppure questo coincida con la squalifica oppure le condizioni non perfette di qualche compagno di squadra, quindi dipende molto da loro come sempre. Mi auguro che siano tutti e due al 100% e con la possibilità di essere utilizzati al meglio nel momento in cui ci siano le possibilità. Buon pomeriggio, io volevo chiedere una sola cosa. Prima dell'ultima gara il direttore Leonardi ha sdoganato del fatto l'obiettivo d'Europa, ha detto noi lo vogliamo fino in fondo. Questo secondo lei rischia di comportare delle conseguenze a livello psicologico alla squadra del gruppo o il Parma ha già raggiunto, come sembra, con lei una maturità che permette di non insomma, subire contraccolpi da questo No, punto di io vista? direi che non c'è un problema vero in questo senso qui. Direi che se ci può essere una difficoltà è solo nella misura in cui purtroppo in questo momento, che è un momento che ci costringe a giocare diverse partite in maniera ravvicinata, non abbiamo tutti gli effettivi al meglio, e questo magari non ci ha dato quella possibilità di alternare un po', come dire, e di dare la possibilità di respirare qualcuno, no? E di recuperare meglio, di essere più fresco, di essere ancora più produttivo in questo senso. E questa credo che sia l'unica difficoltà. Il resto, il fatto che si dica o non si dica l'Europa League oppure no, credo che cambi poco, perché in ogni ragazzo c'è la convinzione di aver fatto fino ad oggi un ottimo campionato, e che abbiamo ancora tutte le carte in regola per giocarci queste ultime partite e quindi di vedere che cosa succederà, ma senza, come dire, tensioni eccessive, senza timori particolari. Semplicemente l'obiettivo è quello di stare meglio fisicamente possibile, perché solo così allora ti giochi veramente tutte le tue chance. Cerchiamo di gestire al meglio questo tipo di discorso. Purtroppo chi ha un'influenza, chi ha una botta, chi ha una squalifica, qualcosina ultimamente ci è venuto a mancare, qualcosa anche per demerito nostro, però insomma adesso
adesso vediamo se riusciamo a recuperare tutti, da Gabriel, Antonio, Gargano che non sarà ancora pronto, però mi auguro che la settimana prossima si aggredi di nuovo alla squadra e possa essere disponibile, perché solo così allora veramente anche per gli altri diventa più difficile. Diciamo che Benitez questa mattina abbia parlato di grande difficoltà a chiudere sugli esterni del Parma, e dal resto all'andata insieme a mettere in difficoltà i due centrocampisti della terza difesa è stata un po' la chiave della partita. Le assente ti costringeranno forse a cambiare qualcosa dal punto di vista del sistema di gioco? Ma no, ma vediamo, adesso ripeto, oggi voglio accertarmi al 100% di quelle che sono le condizioni di tutti gli effettivi, però sappiamo di andare ad affrontare una squadra tosta, una squadra forte, una squadra che sta facendo un campionato importante, quindi al di là delle defezioni, al di là di chi ci sarà o meno, quello che dobbiamo essere bravi noi e concentrarci su quello che abbiamo sempre fatto fino ad oggi, cioè essere più disciplinati nelle due fasi, sia in fase offensiva che in fase difensiva, cioè di quando abbiamo la palla e di quando la palla ce l'hanno gli avversari, perché allora quando la palla ce l'hanno gli avversari si vede che tipo di squadra hai di fronte, e noi dobbiamo essere un po' più squadra in questo senso. Effettivamente abbiamo concesso qualcosa per tutta una serie di motivi, d'accordo, però qualcosa abbiamo concesso in questo senso qui, e noi non possiamo concederlo, dobbiamo saldare di fuori veramente tutte, attingere tutte le energie che abbiamo per far sì che non solo quando abbiamo palla costruiamo e creiamo occasioni, ma anche quando non l'abbiamo saldare e limitare gli altri. Il Parma ha perso queste tre partite di fila, però dal punto di vista diciamo della prestazione è caduto solo una volta in quella Lazio, no? Questo percorso comunque di buone prestazioni ma di sconfitte poi ha minato un po' la sicurezza arrivata alle 17? No, io credo che se dovesse minare qualcosa in questo senso vuol dire che ancora allora non siamo maturi a sufficienza. Perché una cosa che ci siamo detti e ripetuti in questo periodo è che c'è la coscienza di essere veramente arrivati ad un buon punto, però questa bisogna sempre dimostrare ogni volta, e quindi non basta più dirlo, o quantomeno l'errore sarebbe quello di adagiarsi su questa convinzione e pensare che non sia più necessario fare le cose che abbiamo sempre fatto, o farle con meno attenzione, farle con meno determinazione. Questa è la differenza. Quando si trovano squadre importanti che hanno anche motivazioni importanti, è chiaro che dal punto di vista proprio di queste motivazioni non puoi essere da meno. Poi dopo ce la giochiamo dal punto di vista tecnico, vediamo un po' quello che ogni singolo giocatore insieme riesce a fare e quindi a dare poi quella differenza che tutti si aspettano tra una squadra e l'altra. Noi però dal punto di vista lì non possiamo permettere agli altri di esserci superiori, dobbiamo veramente tirare fuori meglio noi stessi. È troppo sintetico dire che la crisi è solo di risultati? Non ritengo che sia sintetico, ritengo che sia un po' sciocco, ritengo che sia un po' banale, che sia banale adesso, così come era banale prima, dire che il fatto di aver fatto 16-17 risultati utili equivalesse a dire che tutto va bene, non è così, quindi ci vuole equilibrio in questo. Capire che nel momento in cui si ottengono risultati utili consecutivi, importanti, come il Parma ha ottenuto, c'era comunque qualcosa che andava migliorato, e allo stesso modo adesso, perché sennò allora ragioniamo solo in funzione dei risultati, e allora è la cosa più facile, più semplice. Oggi abbiamo perso male, domani vinciamo bene, e poi dopo andiamo avanti così. Insomma, credo che sia un po' riduttivo, ma non tanto per chi fa le prestazioni, riduttivo o limitativo per chi anche si trova a dover commentare determinate cose, perché, insomma, allora lo fa chiunque, potrebbe fare l'allenatore chiunque se ragionasse così, potrebbe fare il giornalista chiunque se ragionasse così, e credo che non sia proprio corrispondente al vero, perché ritengo che ognuno di noi nella propria situazione, nel proprio ambito, abbia comunque qualcosa che vada oltre al semplice e scontato dire in funzione del risultato. E appunto in questo senso, quindi la partita con la Lazio ad esempio, secondo me i giudizi sono stati molto condizionati dal risultato, cioè è stata una partita che poteva finire
uno qualsiasi dei tre risultati, però probabilmente il giudizio negativo è venuto fuori. No, io credo che il giudizio negativo, se mai vogliamo trovare qualcosa, derivi debba essere, come dire, giustificato dal fatto che abbiamo concesso delle cose che non è corretto concedere. È vero che era una partita che poteva finire come è finita, poteva finire anche con una vittoria del Parma perché ci stava, però quando le partite alla fine lasciano spazio a tutto questo, forse dal punto di vista spettacolare possono essere piacevoli, però dal mio punto di vista vuol dire che qualcosa manca. E questo è un aspetto sul quale dobbiamo lavorare, dobbiamo crescere. Si parlava prima di Cerri, l'altro giorno invece all'Olimpico, che non è uno stadio banale, diciamo così, abbiamo rivisto Mauri. C'è però una costante, lui tutte e due le volte che ha giocato, appena entrato si è beccato il cartellino. Credo che anche di domenica, meglio dell'altro giorno, non di domenica, di mercoledì sia stato un po' facile come cartellino. È semplicemente una coincidenza che purtroppo, per fortuna, come vogliamo vederla, dipende da chi arbitra, da chi decide. Credo che anche in questo ci debba essere, come dire, un po' di capacità in più nel saper anche vedere e valutare il fatto che comunque entra un ragazzino che ha 17 anni e soprattutto per un fallo che succede per qualche campo e non un fallo che determina nulla, magari avere un po' una mano più leggera. Anche no, è stato l'unico cartellino, se non ricordo male, di quella partita, quindi a quel punto lì si poteva fare il percorso liscio. Eravamo d'accordo di aver messo Mauri per Sento un'altra curiosità, l'altro giorno, insomma, in piena emergenza ha dovuto schierare Molinaro come difensore centrale. Anzi, le curiosità sono due: perché Molinaro e non Gobbi, ad esempio, del quale, così, insomma, sappiamo essere un bel jolly, tra se virgolette. io avessi messo No, vabbè, dopo le se chiedevamo io l'altro, avessi certo. no, se io avessi messo Gobbi centrale, chi avrebbe giocato a destra e a sinistra? E A sinistra Molinaro, appunto. a destra? Cassano. Cassani, pur. Come si. È chiaro che se io faccio così e poi mi succede un'emergenza, mi trovo a dover mettere poi un terzino sinistro, come può essere Molinaro e Gobbi, a dover fare poi il terzino destro. Quindi questo mi stravolge ancora di più, mi complica ancora di più. Allora devo anche saper valutare questo tipo di situazioni, prevenirle nel momento in cui accadono. È chiaro che è la cosa più scontata, ma se poi strada facendo c'è un'emergenza e mi trovo a dover mettere un mancino naturale in un ruolo che non è proprio il suo, ancora meno del centrale, no? E poi oltretutto perché Molinaro, così come Gobbi l'ha fatto di più. E l'ha fatto in certe occasioni, però quando giocavamo con la difesa 3, non con la difesa 4, mentre Molinaro l'ha fatto con la difesa 4 anche E l'altra curiosità è relativa a Rossini, nel senso che lo abbiamo visto in panchina, quindi immaginiamo che in Germania. E fosse si era sano. ripreso da un Sì. infortunio, Sì. per cui non era ancora meglio nella condizione ottimale. Ok? Grazie.